Dopo gli ultimi passi falsi, la Virtus lanciò la ricerca di continuità e di risultati per centrare innanzitutto la matematica salvezza del campionato cadetto e poi magari togliersi qualche bella soddisfazione. Sabato prossimo allo stadio Guido Biondi arriva il Latina. La squadra nerazzurra, dopo un disastroso girone di andata, con Marco Iuliano in panchina, ha ritrovato gioco, convinzione e soprattutto punti importanti. Sarà una gara molto impegnativa, ha dichiarato il tecnico della Virtus Roberto D'Aversa, anche perché, ha aggiunto, loro hanno un gioco simile al nostro, con un'ottima organizzazione sul campo. Io ho detto che all'inizio dell'anno sicuramente l'obiettivo della società era quello di andare in Serie A diretta, ma è anche quello che ha dichiarato il presidente stesso. E, chiaramente il girone d'andata hanno trovato delle difficoltà e devo dire adesso con l'arrivo di Giuliano i valori della squadra stanno venendo fuori. Sul valore dei giocatori non c'è assolutamente da discutere. E devo dire che vedendo l'operato di Marco Iuliano, devo dire gli devo fare solo i complimenti, perché comunque quello che si vede è una squadra molto organizzata e in questo momento sta giocando con il 4-3-3 e fa un gioco molto simile a quello nostro, quindi sarà una partita molto difficile perché comunque di fronte c'è una squadra di qualità e ben organizzata. Sarà difficile bucare la loro linea difensiva, composta di giocatori di qualità. Intanto, da Latina, Stefan Ristovski, nella sala stampa del Francioni, ha dichiarato: Lanciano è una tappa importante, dobbiamo concentrarci e pensare ad una gara alla volta senza fare il passo più lungo della gamba. Per noi contano soltanto i punti. Da qui alla fine, ha aggiunto ancora l'esterno nerazzurro, ne dobbiamo conquistare minimo 10 per poter raggiungere la quota salvezza. Nel complesso stiamo andando bene, diamo sempre il massimo giocando al calcio. Lo abbiamo fatto sia in casa che fuori e dovrà essere così anche a Lanciano. Perché penso che sabato abbiamo una partita importantissima con una squadra fortissima, qual è il Latina, che è una squadra fortissima, e penso che secondo me, quello che vi dico dall'inizio dell'anno, che ci deve essere un'unità di intenti da parte di tutti, compattezza. La squadra ha bisogno del pubblico come è normale che sia. Penso che sia una cosa normalissima.